con Radio Science ancora una volta è qui in mezzo ai piedi e come vicini di banco abbiamo trovato la Khalil Next Generation. Raccontaci un po', chi siete? Noi siamo un'associazione in attività da 10 anni ormai, ci occupiamo di musica perché altrimenti non saremmo qua. Next Generation è un progetto molto preciso perché è un video social dedicato alla musica. Sì. E nasce in buona sostanza per mettere in contatto gli artisti che possono attraverso Webcam Band, che è una sezione di Next Generation, possono connettersi tra di loro fino a un centinaio di presenze. Accidenti. Possono fare live interattivo perché possono comunicare con i loro ospiti in video e in voce, possono fare crowdfunding interattivo che è molto più divertente, no? Esatto. E possono fare formazione, quindi è un modo per Next Generation ha creato una realtà che possa essere al servizio degli artisti con tutta una serie di elementi che vadano a vantaggio della possibilità di monetizzazione e di promozione. Quindi Webcam Band è una parte appunto che riguarda un po' il web, che viene molto utilizzato, quindi lo abbiamo indirizzato in maniera molto mirata a questo a questa finalità, proprio la monetizzazione per poter sostenere i propri progetti e all'aggregazione, perché possono nascere a distanza delle collaborazioni, no? Nel senso che gli artisti si riuniscono, possono scrivere insieme a distanza, uno è magari in Sicilia e l'altro sta ad Aosta o in Olanda, ovunque. Esatto, esatto. Poi insomma abbiamo... È nato un po' da una riflessione questo progetto, no? da dove veniamo io? Fantastico! Io che sono la presidente di Khalil, storicamente, e sono fondamentalmente un artista, quindi cosa ho pensato? Ho pensato a una cosa che davvero, che ho vissuto sulla mia pelle e che so, insomma, ti rendi conto in una maniera diversa, non nasce come un progetto imprenditoriale, nasce proprio da un'esigenza. E l'esigenza era quella di trovare degli spazi per potersi promuovere in maniera mirata e poter monetizzare, perché questo è fondamentale. Esatto, la riflessione è stata, da dove veniamo? Nasciamo come artisti di strada fondamentalmente, no? Dalle corti alle strade, alla più ampia rete, che è l'evoluzione naturale, no? Quindi si vive di donazioni attraverso la rete, e quindi quando fai crowdfunding o quando fai il tuo live puoi decidere per accessi a pagamento, per una promozione invece unicamente per uno scopo promozionale, oppure chiedere delle donazioni libere. Questo vale per il crowdfunding, per il live, e poi c'è la sezione formazione, per cui molti musicisti per esempio insegnano anche, quindi possono usare lo strumento per poter dare lezioni o tenere seminari. Sì, creare anche tante sinergie nuove. E questa è una sezione di Next Generation. L'altra, che è altrettanto importante, riguarda proprio la promozione istituzionale, che è il dramma di tutti gli emergenti, che non riescono ad arrivare ai canali media. Nel tempo, in questi 10 anni, siamo riusciti, facendo molta fatica, come tutte le associazioni, a creare delle realtà che ci hanno dato credibilità, che ci hanno consentito di avere delle partnership con canali media e con canali TV, quindi abbiamo 130 radio e 40 TV, che nel senso che facciamo un lavoro di comunicazione istituzionale come tutti gli uffici di comunicazione, quindi i soliti 700 delivery eccetera, però possiamo contare su uno zoccolo duro che sono le nostre 40 TV e 130 radio, insomma ci sono delle oscillazioni che prendono in considerazione, che almeno ascoltano i nostri ragazzi e che prevalentemente li mettono in rotazione. Questo anche perché nel tempo ci siamo occupati di produzioni televisive, quindi produciamo noi i nostri contenuti che sono musicali, e possiamo mandare in onda i nostri contenuti nelle nostre TV partner. Abbiamo fatto diverse cose, l'anno scorso abbiamo fatto delle produzioni come Musica sull'acqua, che era Musica nei porti, oppure facciamo gli speciali Sanremo, che è non solo Sanremo, che è tutto ciò
che gli emergenti propongono che non sia sul palco dell'Ariston e che rifaremo il prossimo anno, ci stiamo già lavorando. Certo, guarda, ci hai dato veramente tante informazioni, ma soprattutto poi fai sempre venire, ero quasi rapito da quello che mi raccontavi, perché effettivamente... Perché siamo innamorati del nostro progetto. Sì, c'è poco fa, no, bravi, sei stata, hai trasmesso questo, proprio l'emozione di Kalil Next Generation. Che, quindi noi abbiamo fatto questa anteprima, almeno questa è una startup a tutti gli effetti, che perché mi sembrava... Siete partiti proprio ieri. Giusto? Esatto, ieri abbiamo fatto questa presentazione in anteprima al MEI perché era doveroso essere nel luogo sacro degli indipendenti. Partiremo con la versione beta alla fine di ottobre per fare poi a Sanremo una conferenza stampa dedicata e una partenza ufficiale. Quindi la versione beta, ovviamente i ragazzi possono usare lo strumento a titolo completamente gratuito, l'iscrizione al nostro portale è gratuita e rimarrà per sempre gratuita. Perfetto. Vorrei puntualizzare dare qualche informazione. Facciamo tre mesi di versione beta con tutti coloro che si iscriveranno entro ottobre. Brava, tutto molto bello. Caro Saizio, quindi abbiamo conosciuto anche questa realtà, che è veramente una realtà, perché ieri la presentazione ufficiale, ma difatti poi insomma mi hai già citato tantissime partnership, tantissimi contatti, sì, certo. E secondo me qua si creerà veramente la promozione è già in essere, l'abbiamo ufficializzata, cioè la promozione istituzionale radio tv è già in essere, può essere acquistabile da subito, nel senso che è una promozione molto low cost, perché siamo riusciti a contenere molto i costi proprio perché possiamo contare sulle nostre collaborazioni, quindi diamo un grosso aiuto ai ragazzi in questo senso. Ma infatti rispetto magari a tanti altri progetti, questo mi sembra quasi un progetto che si va dritto al sodo, nel senso che da quello tante... che serve, cosa serve, cioè, chi meglio di un artista può sapere cosa serve, poche noi siamo parole tutti ma artisti. tanti fatti qua vedo, nel senso che veramente viene voglia, penso, mi mettono i panni di un artista, no? Viene voglia di mettersi lì, connettersi, vedere, interagire, soprattutto poi 100 contatti mi raccontavi in tempo reale. Sono 100 contatti in tempo reale, possono interagire in audio e in video, poi tu puoi tranquillamente, poi andiamo direttamente, questo lo sceglie l'artista, certo. Cioè come sceglie di creare degli accessi a pagamento o a donazione libera, può scegliere di andare direttamente su social, può scegliere su quali social andare in streaming e va direttamente in streaming, oppure puoi decidere per una riunione più privata dedicata soltanto ai propri 100 ospiti. Ti faccio un esempio pratico, cioè un indipendente può decidere per esempio di andare in streaming per avere un massimo di promozione, perché alcuni, i 100, possono interagire e altri possono guardare. Certo. Questo non esclude che un artista famoso possa decidere di fare una riunione sui fans e i primi 100 che si prenotano, con i primi 100 puoi interagire. Giusto, giusto. Quindi voglio dire, una chicca che artisti di chiara fama possono dedicare ai fans. Quindi non è solo per, capito, indipendenti. La piattaforma utilizzabile da chiunque, nasce prevalentemente per gli indipendenti perché l'interazione attraverso una chat ha un valore emotivo diverso. Abbiamo un'invasione di campo. Abbiamo un'invasione di campo. Il bello della diretta è questo, che ci piace, che non c'è problema, no, mi piace, dopo ripassa, ha detto che dopo ci ripassa davanti alla fine, l'ha promesso, perfetto. No, scusami. Quindi stavo dicendo che per un artista, soprattutto quando è emergente, costruire una fan base è la cosa più difficile. Sì. E l'interazione in audio e in video ha un effetto molto diverso, è molto più efficace, emotivamente più efficace. Esatto. È molto, perché l'interazione in chat ovviamente, ovviamente è più fredda. Questo aiuta secondo me a consolidare i rapporti con i fan e potenziarne il numero è molto molto più efficace, perché dal punto di vista umano è completamente diverso. Certo. E su quello che guarda, ci hai dato tante informazioni, tante cose che ritroviamo, ricordiamo di nuovo il sito, anche se adesso poi lo citeremo anche poi sui soliti social. È www.kalilnextgeneration.it. Bravissimo. Vi aspettiamo, ragazzi, iscrivetevi e partiamo insieme in questa avventura. È il nostro bimbo, partiamo insieme in questa avventura e vediamo di cambiare le cose. Pensa soltanto quando i ragazzi vanno in un locale e dicono
ma si può suonare qui? Sì, ma quanta gente mi porti? Bravo, esatto, esatto, sempre quello è il problema. Non dove, cioè, suonate da casa vostra, decidete voi non di far accedere chi vuole, e a pagamento il denaro ve lo tenete voi, sì, non dovete andare nel locale dove ti dicono sì, ma quanta gente mi porti oppure quanto mi dai. Al massimo ti do una e birra. E questo, esatto, poco tanto è roba vostra e ve la siete portata a casa voi, sì, sì, ma sì, in sostanza. Guarda, vi faccio veramente ancora i complimenti. Grazie. Da parte mia, ma soprattutto di Radio Sites. Noi vi annoveriamo come amici di Radio Sites, perché comunque nel nostro piccolo, come dico sempre, cerchiamo anche noi di darvi un po' una minima di cassa di risonanza. Che non siamo, avete tutti bisogno, qui però, per lo stesso motivo. Esatto, non avete bisogno, che siete già belli forti, però un in più dai, non fa male. Grazie. Vi ringrazio ancora e facciamo una foto di rito. Quindi ovvio, salutiamo gli amici di Radio Sites.